È bello che oggi ci sia questo forum che parla di questi temi e pone sul tavolo questo problema. Secondo me si può fare di più da parte delle assicurazioni e da parte delle istituzioni in generale, aiutare i giovani a rischiare. Diciamo che è difficile essere giovani in questo paese e spesso i cliché che ci danno, no, la politica, le istituzioni non ci aiutano molto, quindi appunto i bamboccioni, la generazione dei call center. Però è pur vero che almeno io nel rapporto anche personale vedo tanta potenzialità. Il rischio è una variabile da tenere in considerazione, è una variabile negativa se non compreso in anticipo. Diventa la protezione, una cautela al rischio nel momento in cui viene compreso per tempo. Al rischio si associa sicuramente una componente di incertezza, però è anche vero che il rischio è una delle vie di accesso per fare effettivamente qualcosa di importante. Senza rischio non c'è nessun tipo di possibilità di riuscire a cambiare qualcosa o di mettere in pratica qualche idea. Per me rischiare significa non impegnarmi negli studi, non impegnarmi nel lavoro, non avere alcun tipo di ambizione. Per i giovani più in generale rischiare può essere riferito al non essere informati, all'adeguarsi alle masse, al non essere innovativi e non aver voglia di cambiare il futuro. Il settore assicurativo deve, a mio avviso, studiare i giovani, ma non studiarli passivamente, ma porsi nell'ottica di invitarli a riflettere sui rischi e sostanzialmente aiutare i giovani a essere proattivi nei confronti dei rischi. La grande differenza è che una volta magari credevano più nella ricetta, no? Nasci, studia, prendi la laurea, lavora, eccetera, eccetera. Ad oggi non è più lineare e quindi quello che un po' disorienta tutti è il fatto che sono cambiate le tendenze, il modo di buttarsi sul mercato e quello che si richiede. Cercare di attualizzare un futuro che è lontano, cioè le pensioni per i giovani d'oggi sono qualcosa di estremamente lontano. E non riescono a trovare il lavoro, immaginiamoci se si mettono a pensare delle pensioni. Però in realtà è un mondo che sta cambiando e se oggi i pensionati di oggi in un modo o nell'altro riescono ad andare in pensione con un sistema che li garantisce, i giovani del futuro affronteranno una situazione completamente diversa e se cominciano a pensarci oggi ne guadagnano moltissimo. Credo che all'interno di una società sia importante chiaramente che i giovani entrino in contatto con le persone più senior, con i manager e con i dirigenti, affinché possano poi acquisire l'esperienza tale che gli permetta di avere una carriera di successo. In realtà ci sono molti prodotti per i giovani, ma che il giovane non conosce perché non c'è una cultura assicurativa in Italia. Nell'Italia rispetto agli altri paesi è sottoassicurata. La sfida secondo me per il futuro sia dei giovani che del mercato assicurativo è costruirlo il futuro. Ci sono attualmente a disposizione tutti i mezzi per poter investire e costruire qualcosa negli anni. Corporate responsibility non è facile da spiegare, si tratta in qualche modo di dimostrare che il nostro business non solo crea utili, ma può essere utile per la società. Far capire anche all'esterno che la società e le società sono presenti nel mondo e operano nel mondo reale, non sono distanti e questo può dare anche una sensazione maggiore di fiducia.